Mirta Merlino cerca di scippare gli ospiti ad Alberto Matano? Il rumor. Pomeriggio 5. La conduttrice cerca di recuperare ascolti sulla concorrenza? Le sue ultime mosse. Ormai sono passati diversi mesi dal momento in cui Mirta Merlino ha messo piede negli studio di Mediaset per iniziare a condurre il rotocalco pomeridiano al posto di Barbara D'Urso. Al momento questo cambio alla guida della trasmissione non ha impensierito più di tanto l'agguerrita concorrenza rappresentata da Alberto Matano con la sua La Vita in Diretta. Tuttavia, in base alle indiscrezioni raccolte dal giornalista Giuseppe Candela, pare proprio che né la Merlino né i suoi autori abbiano la minima intenzione di gettare la spugna iniziando a fare le prime contromosse. Cosa starebbe succedendo? In base alle indiscrezioni raccolte dal giornalista pare che lei e i suoi autori stiano cercando di scippare opinionisti, giornalisti e avvocati. Guerra alla concorrenza per rubare opinionisti, giornalisti e avvocati con offerte di compensi doppiati o triplicati, promesse e contratti. Cifre che secondo Candela sarebbero molto alte e che la Rai non potrebbe mai eguagliare. Mirta Merlino ha rilanciato la sfida al suo principale competitor? L'indiscrezione. Giuseppe Candela sul social X ha poi rivelato che Mediaset avrebbe messo in atto altre mosse pur di cercare di rialzare gli ascolti di Pomeriggio 5. Difatti pare che tra gli autori abbiano già preso Chicco Sfondrini, ai più noto per aver fatto l'autore per tanti anni ad Amici di Maria De Filippi, e il giornalista del magazine di Alessio Poeta. Si segnala inoltre che il giornalista ha anche rivelato che determinati opinionisti a cui avrebbero fatto proposte economiche importanti pur di strapparli alla concorrenza rappresentata da Alberto Matano avrebbero addirittura già accettato. Alcuni hanno già accettato. Bisogna risalire per evitare cambi alla conduzione e serve una stampa meno critica. Ascolti Pomeriggio 5 fino a questo momento, tutti i dati. Mirta Merlino, la quale ieri è rimasta spiazzata per un imprevisto in diretta, ha registrato al momento ascolti un po' altalenanti. Difatti quest'ultima è partita molto bene a settembre per poi calare di mese in mese. Adesso gli ascolti si sono però un po' più stabilizzati con una prima parte che ha raccolto dal 15 al 16%, mentre la seconda si è attestata tra il 14 e 13% di share. Ascolti lontani dalla diretta concorrenza rappresentata da Alberto Matano, che ormai viaggia intorno al 19-20% di share ogni giorno. E chissà se tutte queste presunte novità potrebbero in qualche modo portare ascolti più alti a partire da gennaio. Intanto si segnala che il programma quotidiano dell'ammiraglia Mediaset non andrà in vacanza per le feste natalizie, come gli anni scorsi. Scelta forse questa dettata per non perdere terreno nei confronti della Vita in Diretta.